Bentornati e bentornati nel podcast di Quei Bravi Nerdazzi. Per questo episodio intorno al tavolo da gioco sono con Lorenzo. Ciao a tutti! E parleremo di come fondamentalmente azzerare ogni nostra convinzione che abbiamo provato a esporre, raccontare e condividere in questo podcast in 20 minuti, circa mezz'ora. A breve! In che senso? Nel senso che ultimamente col cosiddetto gruppo del giovedì, comunque cosa voglia dire, il gruppo di ragazzi chiaramente con cui ci Sì, troviamo, una io, te, sorta di alcolisti anonimi, persone che hanno esatto, a anche dei problemi. proposito, mi sto facendo malissimo alle unghie, Mussi, perché questa è la ecco qua, settima. Sì, noi ci godiamo la vita, non è sì, vero, non è non è vero, vero la prima che niente. apriamo dopo uno No, sprizzettino. con la botta che ci abbiamo, ne beviamo mezza, siamo Ma stai disintegrati. scherzando, siamo più morti che vivi. Ma stavamo dicendo che ultimamente abbiamo provato, ultimamente intendo gli ultimi in realtà 6-7 anni, ridendo e scherzando, abbiamo un po' provato tutta una serie di giochi di ruolo più o meno diversi, o quantomeno ad approcciarvisi in maniera un po' come dire, per dargli Sistemica. sì, esatto, sistemica, dove il sistema di base è un po' quello che caratterizza il nostro goderci il gioco, il nostro vedere il gioco, l'intendere come gioco possa diventare trainante, divertente, coinvolgente, spingendo quindi tutti i giocatori partecipanti a una partita a rispondersi gli uni con gli altri a seconda degli input più o meno costruiti e sentiti che uno ha, come dire, con cui uno ha equipaggiato il suo personaggio, il suo background, così che possano riandare in risonanza con l'ambientazione, col background e con i personaggi degli altri. Quindi, insomma, tutti sforzi per cercare di creare un sistema gioco il più posso dire, di valore possibile. Ora non ci fraintendete, non di valore eccelso, è un Van Gogh, di valore per No. noi, bello, non vedo l'ora di tornare a giocare la sera per vedere come questa cosa va a finire, per giocare proprio il mio personaggio, non vedo l'ora di arrivare a giocare questa fase del suo background, della sua storia e quant'altro. E abbiamo fallito fondamentalmente. Il senso è che ne abbiamo provato, cioè questo discorso qua va bene quando tutti i giocatori al tavolo hanno la stessa visione del gioco, la stessa visione del fantasy, la stessa visione della fantascienza, come si intende il personaggio, che cosa vuol dire l'avventura. Cioè, faccio un esempio stupidissimo: il giocatore che perde l'arma, a noi ci si mette a ridere, vuol dire che o ne troveremo un'altra più grossa, ne costruiremo un'altra, o è un pezzo che si farà senza armi, o forse sono il prossimo a morire, nessuno se la prende a male. Dei gruppi di gioco in cui no, nulla, basta, abbiamo catturato, mi hanno levato le armi, panico. Addirittura la gente non ti dico smette di giocare, dice ma come? Personaggio rovinato. Il personaggio, adesso il mio personaggio come fa? Quindi se già non siamo lì nella stessa lunghezza d'onda, è un attimo però. Ma soprattutto una cosa che rema contro questo nostro modo di giocare è che il nostro non è stato un vero e proprio approccio sistemico. Guardiamo il gioco, analizziamolo, prefacciamo i personaggi prefatti, giochiamolo, proviamolo. No, abbiamo voluto fare i giochi mettendoci del nostro per le avventure che piacciono a noi. Che certe volte con i giochi nuovi provati all'impronta, comprato un manuale, proviamolo. Abbiamo comprato questo, non so, Sigmata, proviamolo. Abbiamo preso Brass, proviamolo. Dai, ragazzi, non è così che si prova un gioco per dire abbiamo provato il gioco e quindi tiriamo le somme. Funziona, è carino. No, costruite avventure tutte le volte complesse, personaggi complessi. Per ricalcare quella che è quel tipo di ambientazione, che è la prima volta che vedi, quindi mettiti lì. In Quindi certe forma, sì, volte, certo. quindi diciamo che non premia la qualità del gioco, premia l'esperienza, perché alla fine è un esercizio, tutte le volte cambi gioco, tutte le volte cambi per tipo di personaggio, cambia l'ambientazione, è più un allenamento che altro. Quindi no, forse lì sì, è difficile giocare ai giochi per provarli. Contestualmente no, facciamo la campagna, come se Certo. fosse il nostro manifesto, come sempre, perché noi abbiamo sempre giocato così. No, lì forse è meglio prendere un gioco e dire fammi vedere l'avventura prefatta. Al limite ci si rimette le mani. Considerano questi quattro personaggi, sono già prefatti, proviamoli. Vediamo, tiriamo i dadi. In questo gioco non si tirano i dadi, è meglio, vediamo com'è il sistema. Poi oltre al fatto magari anche dei giochi nuovi, quindi nuovi approcci, la difficoltà di far combaciare un'atmosfera, una visione di un gioco nuovo
e rileggerla in chiave personale, in modo tale chiaramente da farsela propria e quindi di gustarsela di più, che di per sé a tratti può essere una, ma passiamoci termini, grandemente una faticaccia a volte, no? Che magari certi aspetti di un'ambientazione li devi ritoccare, no, assolutamente. Mi ricordo ad esempio comprare il manuale di Lex Arcana, plot è molto bello, cioè l'ambientazione è molto bella, il gioco forza è l'impero romano con tutte le sue mitologie, è comunque low magic come ambientazione, quindi si presta a centellinare il sovrannaturale, la magia e i culti in maniera molto divertente, anche molto, molto immersiva, perché ci devi lavorare tanto prima che in effetti si manifesti il sovrannaturale e quant'altro. Eppure, questo parere mio personale, assolutamente gusto personale, eppure quando mi trovai a buttare giù due righe per una Lex Arcana, che tanto stavo scrivendo per piacere personale, oggi e domani di vogliamo giocare a Lex Arcana, prendo, c'ho già il manuale, cioè come no, il quadernino più o meno pronto, lo butto sul tavolo, ci rimetto un attimo mano, vedo i personaggi e si gioca al volo senza sta aspettare due mesi. Più leggevo, più dicevo, ma però questo impero romano del 475 fermo a 400 anni prima, quasi a 200 anni prima, a me non mi piace, non mi sa di niente. Bravissimi gli autori, che questa è una cosa che dico col senno di poi, dopo essermi comprato Enciclopedia Arcana, che è un manuale d'espansione in cui tratta la viabilità romana, ma come funzionano i sensi di marcia su una strada, dite, esagerati, no, non è esagerato, te poi ci devi viaggiare su quelle strade, ma a me proprio è quel lato lì che a me piace tantissimo. Però era sarebbe stata, poi mi sono reso conto, una faticaccia proporlo ai giocatori, perché avrebbero dovuto, ora ho preso l'ex arcana perché così sappiamo tutti quanti del tipo di ambientazione comunque più o meno di cui stiamo parlando, dicevo, sarebbe stato un casino proporre ai giocatori, ah si gioca nell'impero romano ragazzi, però certe cose non sono mai successe. Ora, a grandi linee si sa più o meno com'è andata, ahimè, il destino dell'impero romano. Però se non sai magari determinati passaggi, a che ti serve, che te ne frega sapere che non è mai successo, ma è andata in un'altra maniera. Per te non cambierà assolutamente niente, non si sente tanto quello stacco. Insomma, Picchè mi ha detto, no, è una faticaccia. Prova a dirgli, guarda ragazzi, secondo me giocare il druido celtico con le pellicce sopra il manto bianco, con la barba lunga, che cammina scalzo nel centro di, sono un accidente, ora la faccio esagerata proprio per rendere l'idea, nel centro di Antiochia in Siria, ti devo dire, no, cioè non si vestivano già più così 300 anni prima, figurati in Siria, cioè diventa Netflix, no? Diventa la serie di Netflix, per l'amor di Dio, ti fa cascare i denti in terra con tanto di ticchettio. Se no poi c'è anche il rischio di venire fuori la Death Watch dell'impero romano, cioè, ma no, quando mai? Anche meno, anche no, meno. Poi sono ambientazioni queste qua che te dovresti giocare conoscendo la storia, essendo documentato un pochettino, ma se uno ha visto qualche serie TV tipo Roma, ma anche vedendosi nel grande cinema Il Gladiatore, di fantasy c'è poco, è zero. Tu affronti una cosa credendo che è un orso, molto probabilmente. Invece l'imprinting del gioco, che a me non è che mi ha fatto impazzire, ti dà subito quella cosa, la X-File, mezzo eroico, c'hanno i talenti assurdi. Sarebbe stato più carino tu giocavi soldati, guerrieri, combattenti, esperti. Che gli capita questa cosa? Limite. E allora dico, meno male abbiamo mandato loro che per apertura mentale riescono a capire. Il decimo uomo di World War Z. Dico, no, ci sa che potrebbe essere una sfinge, perché no? Vanno a vedere, non era una sfinge. Attenzione, tre volte è negativa, la quarta volta no, bimbi, c'è veramente qualcosa di assurdo in quel posto. E ci scrivono un libro per, esatto, quelli che verranno dopo. Perché è la volta buona in cui lo incappia, sì che ha un bel senso. E lei ha fondato la Death Watch del libro romano. Sì, sono giochi che secondo me, se li vuoi provare, a parte con questi, era, è vero, avevo visto il manuale e tutto, gli autori sono stati bravi. Sì, sono stati bravi. Però magari è un gioco che io dico, sì, guardiamo un'avventura prefatta, vediamo cosa propone, anche perché nell'avventura prefatta dovrebbe esserci l'idea di chi l'ha ideato, per fartelo vedere. Simbarun provava a farti vedere dalle montagne quando arrivi alla città, poi arrivavi nella foresta, ci provava ed era un'avventuretta un po' particolare, però almeno era un tutorial per, certo, farti vedere le cose. Forse quello sarebbe l'approccio sistemico a dire proviamo il gioco. Esatto, ora tutto questo perché, no? Siamo passati all'ex arcana per fare l'esempio. Perché talvolta, a prescindere che dal gioco nuovo o no, una nuova ambientazione, linea di massima,
cominciare una campagna in una nuova ambientazione, puoi rischiare di avere due derive, l'una l'estrema opposta dell'altra, attenzione, ma entrambe un po', come dire, invalidanti se la mente non è riposata e totalmente propositiva, come sicuramente succede a tutti in determinati frangenti e periodi della propria vita, d'accordo? Ah, l'ambientazione la conosci talmente bene nel modo in cui l'hai giocata a te, attenzione, nei luoghi in cui l'hai sempre giocata, che pensare di ributtarsi in quell'ambientazione con quelle prerogative, con quei sistemi, con quegli ingranaggi ti affatica fin dall'inizio, perché bene o male sai grosso modo dove mai si potrebbe andare a parare. Si gioca nel Forgotten Realms, che sia la Costa della Spada o che siano le Marche d'Argento, benché su carta siano relativamente molto differenti l'una alle altre, sono comunque Europa occidentale medievale, nel Forgotten Realms quindi, e c'è il borgomastro della città, no? C'è sta roba qua, e il locandiere da che ti dà le missioni, ora lo sto dicendo, noi non penso mai, se non forse tanti anni fa, ma sì, ma tanti anni fa, ora l'escamotage del locandiere che ti dà l'avventura, ci hanno un po' rotto le palle, no? Non rotto le balle, non me ne ero arrogante, scusate, no, nel senso ci hanno chiaramente un pochetto annoiato, non so come dirlo. Sì. È proprio una telefonata, ma non una telefonata di cliché che a noi ci piacciono tanto, assolutamente no. Il fatto è che adesso per questa avventura poi ne parla un pochino meglio. Infatti, il master, ora, perché ora arriviamo al punto, ormai l'ho stressato abbastanza. Era il fatto di dire perché abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Mentre ero lì che pensavo ai personaggi, che si può fare avventure e tot, ma facciamo una D&D normale, bella, tranquilla, spensierata, qual è il problema? Dove si giocherà? Nel Forgotten. Ecco, a me sta cosa che mi è pesata così tanto, non perché il Forgotten è brutto, non perché il master non la rende, non perché i giocatori fanno slip, no. È che se io gioco nel Forgotten e faccio uno dei personaggi più tranquilli del mondo, tipo, non lo so, personaggi che non faccio mai, combattenti per esempio, faccio il guerriero Clovo, provo un guerriero. Proviamo il guerriero. Non il guerriero, un paladino, ma solitamente faccio bardi e lui. Certo. Il fatto è che il master mi porterà a giro per l'ambientazione, io mi ci devo muovere perché oltretutto non c'è nemmeno la scusante, la conosco, quindi devo sapermi ci muovere, e quando il master narrerà, esempio stupidissimo, non sarebbe stato questo il caso, vi vedete arrivare vicino questa gente in armatura scura e il rosso sotto sul nero dell'armatura, bellissime, tremendi, cattivi, le lame addosso, e questo simbolo, questa specie di Z sull'armatura, gli Zentarin, va, becca gli Zentarin. Non erano gli Zentarin, erano Beniti. Va, becca gli Zentarin, cosa vuol dire? No, allora adesso sui cattivi arriveranno, faranno questo, hanno già corrotto tizio, ma non perché il master è bobo e il poveraccio mi ha detto ci metto gli Zentarin, non so cosa metterci, lo strumento dell'ambientazione è quello. Ma io lo conosco, quindi io non è che mi è arrivato la media, arrivano queste persone ammantate di grigio, barba bianca, tutti parlano ma hanno questa voce, non sapete dargli una connotazione, è androgena, non si capisce, eppure hanno la barba, strani, dei simboli addosso mai visti, siamo a vegetazione, ma una vegetazione mai vista, ma nel Forgotten trovamelo, nel senso, io arrivo al giocatore e faccio, ma chi sono questi? Che poi anche che vogliono? Ti posso dire, no, se abbiamo fatto l'esempio degli Zentarin presentati come Zentarin, giustamente per capire di cosa stiamo parlando, no? Uno dice, vabbè, ma sta al master eventualmente nasconderli, no? Ma anche se tu ci dovessi mettere 12-15 sessioni a capire che quelli sono gli Zentarin, comunque, una volta che hai sbloccato, bene o male, anche se il master si è lambiccato il cervello per intrecciarci una cosa che apparentemente non c'entra niente, il vampiro che si è risvegliato ed è diventato loro alleato, ma non è uno Zentarin, ha i suoi progetti, certo. E nel frattempo c'è un cambio di regime al trono perché lo zio stronzo rivendica il trono, poi vai a beccare i Zentarin, cosa hanno fatto? Sono stati loro a spingere il tizio a risvegliare il vampiro sapendo che li avrebbe appoggiati, sono stati loro a fomentare il partito politico nel senso, sono stati loro a fare più o meno, no? E se anche poi venisse fuori, ma non erano gli Zentarin, anche loro sono stati strumentali, comunque ora siamo alleati, la voglia di fare la mille foglie, quello è l'altro aspetto di giocare un gioco, no? Con un'ambientazione nuova, diversa, non nuova rispetto alla precedente, nel senso, noi stiamo facendo tutto questo discorso perché abbiamo concluso a breve una campagna ambientata ai tempi dell'antica Grecia, quindi ributtiamoci nel Feron. Ah no, che cacchio, il Feron no. Allora, quali altre ambientazioni ci sono? Eberron. Personalmente
l'ho rivalutato tanto Eberron, ma questo Magic Punk non mi piace, a me non convince, non mi piace tantissimo come sono un po' gestite certe dinamiche delle razze, non mi fa tanto impazzire, ci si può lavorare, però è fatica, ci si può lavorare, quindi la prendi, la riscrivi, la risistemi, accidenti, che fatica. Perfetto, la giochiamo a Regni di Calamar, non ci sei mai giocato, sì, però è ambientata in un'epoca molto antica. Infatti ti è venuto dopo poco che ne parlo, ho detto ma tipo la Conan, ho detto no, non tipo la Conan, però ho capito cosa hai inteso, già lì ci siamo capiti, sì, più o meno un po' un po' Barbarian, Dark Barbarian Fantasy sotto certi punti di vista, no, non abbiamo voglia di quello, ok, calmo lavori, fermo tutto. Ma se, ma se ne fai una te, porfo, ho detto, ma se non fa la te, scusa, l'ambientazione. Ma perché non ne fai una te? Però poi quando dici questa cosa, quindi metti Master in croce che deve creare un'ambientazione da zero. A quel punto mi sono detto, ok, a me piace da morire creare un'ambientazione da zero. Però è una mole di lavoro grossa, cioè comunque si dice, ne abbiamo parlato da settembre, se si comincia, non lo so, a febbraio, a gennaio è già oro che cola, no? Ma scherzo. Allora abbiamo detto, fermo tutto, azzeriamo tutti questi connotati di calcolo, di imbastimento, proviamo a fare una cosa completamente diversa, che per noi a questo punto davvero è estremamente innovativa, guardando gli ultimi decenni, gli ultimi vent'anni, cioè non mi ricordo l'ultima volta che abbiamo fatto una cosa del genere. Che abbiamo preso soltanto il sistema di regole per giocarci. Drenai. Sì, ma lì la vi costituita prima l'ambientazione. Ho costituito prima l'ambientazione, chiaramente anche questa la creerò, sì, a grandi linee, ora spieghiamo come. Siamo detti, facciamo una cosa, basta, giochiamo Dungeons & Dragons tranquilla, mettiamo giusto delle limitazioni concordate per quanto riguarda le classi e le razze, perfetto, vediamo di non creare un gruppo mono incantatori, vediamo comunque di mantenere magari la magia più o meno gestibile, più o meno rara, e evitiamo di giocare il mezzo mind flayer, mezzo troll, evitiamo di giocare delle creature che potrebbero sembrare effettivamente dei mostri agli occhi dei più. Ok, quindi ci siamo limitati sotto quel punto di vista, ma da un altro lato ci siamo letteralmente sbracati dicendo facciamo una cosa, ciascun giocatore creerà il suo personaggio e dal personaggio creerà il luogo da cui proviene, che sia un regno, un'accademia, un villaggio, un'oasi nel deserto, non so, quello che volete. I personaggi non parleranno fra loro delle dinamiche del loro luogo d'origine, così da stimolare il più possibile dei viaggiatori che sono partiti da molto lontano, che si sono trovati perché tutti fatti schiavi, perché chissà per il motivo per cui tutti schiavi in una miniera a bordo di una nave, che li ha riuniti nonostante le differenze etniche e geografiche, e a quel punto si conosceranno e avranno totale carta bianca, rispettando quei quattro paletti di numero che abbiamo messo, nell'esprimere proprio tutto il bagaglio anche culturale che si portano dietro. Mano a mano i giocatori stessi si descriveranno loro stessi a braccia, prendendo magari anche volta a volta appunti, quando durante magari un momento particolarmente ispirato diranno un nome di una città, di un re, di un ordine, di una religione. Allora io di conseguenza mi prendo due appunti, e tanto si sta parlando a regola comunque di luoghi distanti, d'accordo? Che non ospiteranno quantomeno inizialmente la campagna. Quindi abbiamo tutto il tempo di crearli, definirli, gli obiettivi e piano piano gli obiettivi dei personaggi che si intrecciano magari proprio a queste concause di nascita, no? Di creazione. E mano a mano questo, immaginiamoci dei palloncini che si gonfiano intorno a ciascuno dei personaggi, mano a mano gonfiandosi questi palloncini, toccandosi fra loro, si autodelimiteranno degli spazi. Allora a quel punto vorrei dire che siamo arrivati a un punto in cui quel palloncino è bello pienotto, c'è un bel po' di cose e saranno sicuramente molto diversi per colori, per mille cose, e ci siamo sentiti un po', come dire, un po' retro pionieri in questo senso qui, dicendoci ma visto che percepiamo un po' un affaticamento talvolta nell'approccio al gioco di ruolo, dovendo sempre appunto sobbarcarci di tutta una serie di dogmi e o modus operandi, comunque sempre solo al fine di divertirci, perché se no uno ci potrebbe dire ma ragazzi scusate, ma vi divertite a giocare? Se no qui veramente sennò che è stata fatta, no, assolutamente è un lavoro, per l'amor di Dio, no. E niente, abbiamo deciso di fare questa sterzata, tornando su Dungeons & Dragons classico, che per quanto gli se ne può dire, è quel sistema di regole che bene o male fa da, non posso dire da potte e da culo, no, però fa da non potte si può da dire, culo, assolutamente. Da collante sociale. Da collante sociale, esatto. Molto neutro, quindi si può declinare in mille modi, ci siamo detti buttiamoci, ecco. Sì, almeno così la cosa che quando è venuta fuori questa idea, la proposta, un cavolo un altro,
la cosa migliore è che adesso, no, con questa idea detta così, magari può sembrare più artificiosa del normale. Tutti i giocatori al tavolo, quando io spiego una cosa del mio personaggio, da dove viene, per la prima volta da tanti anni, non lo sanno di cosa parlo. E molti di loro prenderanno appunti per ricordarselo quello che ho detto. Dico, ah, lui viene da lì, laggiù funziona così. All'inizio saranno discorsi del genere. Più avanti, quando inizi a costruirla meglio, nomi, cognomi, famiglie, l'obiettivo personale, perché? Perché stai cercando questo? Perché ti hai detto che vieni da lì e adesso invece mi dici che stai cercando questo. Tu non sanno cosa mi è successo. La scoperta continua di pezzi di ambientazione che tu non hai mai visto, ma perché non esistono, li creano i giocatori, non che il master li piovono così sulla testa e non ne sa. Ne parli, ne guardi, pianifichi e poi quando lo dici, a parte andare a braccio su qualche dettaglio, l'ambientazione la costruisci lì, in quel momento lì. E mentre giochiamo, se la gente non sa da dove vengono gli altri, figurati dove stiamo andando. Ma infatti tutto questo nel mentre, ovviamente, poi i personaggi giocano. Quindi nel frattempo si spostano, viaggiano, classica avventura di Dungeons & Dragons, in un luogo che a loro volta non conoscono. D'accordo? Lì chiaramente ci mette mano il master, in questo caso io, e anche da parte mia sarà molto divertente poter dire siete arrivati nel Cormyr. Ah, ma il Cormyr è una monarchia feudale con i cavalieri del Drago Purpureo. Quindi sono legali, quindi bisogna sì, no, esatto, tutto questo non ci sarà. Cioè, magari i giocatori si trovano a osservare a lontano le luci di una città, ma non hanno una mappa, non conoscono quei luoghi, anche se avessero una mappa, magari è scritta in un'altra lingua, in un altro alfabeto, anche se, ok, non, a prescindere, se io non so dove sono, è inutile che guardo una mappa, perché ricordiamoci, siamo nel Medioevo, in ogni caso mi guardo intorno, ma laggiù a nord ci sono delle montagne, noi stiamo attraversando una foresta, abbiamo superato due fiumi, e quindi non ho idea dove siamo. Cioè, gente qui parla quattro dialetti e lui, uno dei personaggi, ne capisce in parte uno. Meno male, siamo riusciti a barattare, non lo so, l'elmo incorciato con tozzi di pane perché due settimane non si vede anima viva. Ti dicono, qui c'è un minerale diverso, magari hai fatto uno studioso, uno che finalmente fa il mago, vede qualcosa che da altre parti non esiste. La scoperta dell'ambientazione, che poi, paradossalmente, la facciamo, la finiamo, la volta che si dice, guarda, l'ambientazione è venuta carina, l'abbiamo scritta, questi posti ormai sono fissi, rigiochiamoci, non l'hai ancora scoperta tutta, no, hai ancora possibilità di aggiungerci. Cosa che per giocatori come noi, nel senso giocatori che giocano da tanto, sei nel Forgotten, va bene, vedete questa per questa donna ammantata, scortatela, che va, è una strega di non mi ricordo dove, del Rashmi, che c'è i barbari dietro. Non è il master che non è bravo a dirtela, no, ormai, e tu lo sai, visto delle riviste. E poi nel gioco cosa fa il tuo personaggio? Oh, mai vista una donna del genere scortata da uomo? Sì, ma tu lo sai, è quello, bravo, ho fatto l'esempio giusto, è questa è la fatica della cosa, e tu giochi che non lo sai. E ma che, se ci sono le streghe del Rashmi, chi ci sarà? I maghi rossi del Tai da qualche parte, comunque sia c'entreranno qualcosa, perché si fanno guerra da una vita. Figurati se non c'è il rischio di trovarne uno o più di uno. E se anche se poi ce ne fosse davvero soltanto uno, ho detto vabbè, me l'aspettavo, nel senso che da qualche parte sarebbero spuntati, dai. È questa la cosa, non so, gli dèi. Conosci tutte le divinità di tutti i Pantheon? Di tutti gli aspetti della tua divinità? Quello lo chiamano il forgiato e quell'altro lo chiamano il cavaliere. Eppure lo stesso. Però tu lo scopri lì, adorano lo stesso, lo chiamo con un altro nome, l'esperto di religioni, ora ha un senso, sì. Il chierico ha un senso. Anche se dici, ma quindi lo sapevo perché ho fatto bene il tiro, no, non è che lo sai, lo capisci, vedi. Quali sono per loro le simbologie, le priorità, ti puoi aspettare che dire questa cosa o indossare quel colore potrebbe in qualche modo metterli in allarme, infastidirli, indispettirli. Diverso di dire sì, loro adorano Talona, Talona sarebbe un po' un problema, ma è un grosso problema. Timora, della fortuna, del conio, quindi sono e saranno di una gilda, saranno gente traffia covaini. Meno. Ormai la conosci troppo bene e quel senso di scoperta viene a mancare. Così, in questo modo, è come quando hanno creato l'ambientazione, ci giochi. Se andate a vedere qualche testo di canzoni, vi accorgete che molti gruppi metallari hanno giocato in ambientazioni loro.
la scopri te, però i giocatori sono parte attiva nel crearlo. Vengo da questa scuola di magia nel profondo nord, è una torre circondata dalle rovine dell'antica struttura, e il master capisce, vabbè, ok, hai creato questo, questo, quest'altro, ti farà due domande, perché due domande te le deve fare, e poi basta. Che poi scatta, da parte mi scatta anche la critica a questa cosa, dire vabbè, aspetta un secondo, ma quindi non hai pensato a chi è il tuo re, a chi è il tuo... Non è che non l'hai pensato, finché non c'è necessità che il tuo personaggio ne parli, non è che state tutto il giorno a parlare ogni momento, ma e quindi aspetta, no, capito, c'è il senato da te o c'è la camera dei comuni, non ho capito, non è che si va sempre a questo, poi anche lì magari poi il dialogo in realtà premia, che allora ci si fa le domande, diventa interessante, però il giocatore anche se non lo sa lì per lì va benissimo, non serve lì per lì saperlo. Pensa, Ganzo, se te c'hai un personaggio di una città di porto impossibile e devi spiegare a uno che le navi non le ha mai viste, o gli spieghi che il denaro vale tot per il valore che gli dai te e quell'altro c'è il baratto, certo, o le forme di governo più assurde. Ma pensa, Ganzo, mostri, ma banalmente, ma mostri qui lo adorano, da te lo cacciano, sì. Per esempio, oppure anche lì riutilizzare certi mostri descrivendoli senza utilizzare il nome, se ti descrivo, perché ormai ultimamente va per la maggiore l'esempio dell'Ankeg, il mostrone schifoso, ti arachnoide, mangia, no? Ti scioglie, ma se io non ti descrivo che, ora in quel caso lì perché lo conosciamo faccio questo esempio, ti descrivo questo mostro che spunta dal sottosuolo facendo vibrare alla Tremors maniera, esce fuori coi chelicili, le zampe, attacca a sbrana un cavallo, non è che ti viene da dire ah è un Ankeg, io è un Ankeg, vi attacca, non dicendo il nome, la specifica, o riutilizzandolo in maniera completamente nuova, la serie, siamo su in montagna, su un ghiacciaio e vi attaccano gli Ankeg, dice ma su Manuale dei Mostri c'è scritto clima temperato caldo, beh, ma questo è un mondo, questo mondo nuovo, quindi le puoi prendere e riutilizzare, puoi riutilizzare tutto da zero, tutto. una gioia. Eh sì, è da tanto che non giochiamo l'esplorazione dell'ambientazione, perché purtroppo l'ambientazione gioco forza le conosci. Esatto. Ecco perché abbiamo provato a fare l'approccio a tanti giochi che non conoscevamo, vedendo le ambientazioni, ma lo spirito dell'esplorazione vera e propria, di sentirti proprio parte attiva, di sei arrivato in questo posto, che fai? Boh. Da dove cominci? Allora avrebbe quasi senso di ma c'è una taverna, un posto dove la gente si riunisce. Magari boh, ci mettiamo lì. Ragazzi, mi fa freddo. Lore, te che hai fatto il personaggio, mi hai rotto le palle, hai fatto sta storia del personaggio, qui Lore c'è freddo, hai veramente un freddo caino, sì, ma dimmi, sì. Andiamo, sta male, andiamo in una locanda, dormiamo, riposiamo, in altra ambientazione, quando le conosci, sei a nord, stai attento, qui ci sono i clan, no, adesso no, magari vai su e c'è una teocrazia, e tu non lo sai, sì. Arrivano, ti arrestano a caso, perché? Perché hai fatto un reato e non lo sapevi nemmeno, esatto. Stupide, sono tutte idee belline, i personaggi si sviluppano, il master si diverte, i giocatori si divertono e poi se è bellino l'ambientazione da tenere. Non lo so, sono curioso. Ammesso io sono curioso di cosa ne viene fuori. Sì. Dai, vi teniamo aggiornati su questo piccolo esperimento. Quindi niente, vediamo come va un po', come dire, a rimestare gli ingredienti di base. Faremo il videolog, giorno 4, il gioco fa schifo. Il master continua a prendere le patatine al rosmarino, e a tutti fanno schifo le patatine al rosmarino. Giorno 5, non mi ricordo cosa ho detto la prima sessione. Madonna, che tragedia. No, qui bisogna prendere appunti. Sento il peso dello sguardo degli altri giocatori. Credo che chiamerò mia madre a breve. Ho detto che parlavi in rima, accidenti a me, perché parli in rima? Mamma mia, tragedia. Ma come se ti fotti che fin dall'inizio fa la R moscia. No, mai fare la tenata. Sei fottuto. Infatti il mio personaggio sarà zitto sempre. A posto. Sì, musone. Così per non sbagliare. Sì, musone sempre, brutto, cattivo. Sì. Va buono, dai, ci siamo, si è fatta la nostra registrazione. E dai. Oh, Lore Bello, grazie mille. Grazie a voi. E speriamo vada come deve andare, dai. Speriamo. Vai. Ciao, alla prossima. Ciao.